Il Napoli conquista la semifinale di Coppa Italia con la Roma in Napoli-Lazio, seguita ieri da quasi 6 milioni di telespettatori. Hamsik non si è inserito al meglio, c'è un caso Insigne. Vediamo il servizio di Carlo Verna, poi le interviste di Carlo Carione, in cui sentiremo anche i commenti dell'allenatore Benitez e del portiere Pepe Reina. Attesi in giornata gli annunci per i passaggi in azzurro di Goulam, esterno del Saint-Étienne, cosa data per certa in Francia, ed Enrique. Dal Brasile segnali chiari c'erano già da un po'. La fase decisiva della stagione sarà caratterizzata da un lungo abbraccio di ferro fra Napoli e Roma, che inizierà la settimana prossima con la semifinale d'andata di Coppa Italia. Questo dicono insieme i numeri del campionato e il verdetto del match dei quarti fra gli azzurri e la Lazio. Ma ieri, di fronte alla concretezza di Reia, capace di tenere con compatte anche le seconde linee, gli uomini di Benitez hanno confermato di trovarsi in una fase involutiva della loro proposta di gioco, e se il ritorno di Reina tra i pali ha conferito sicurezza mentale alla difesa, mentre Jorginho tra i migliori ha conquistato la fiducia dei tifosi, Hamsik ha continuato a vagare senza costrutto, lui che è una grande risorsa è apparso un problema. Poi è emerso il caso Insigne, il caffè lo rende nervoso, come in un film con Massimo Troisi e Lello Arena, in questo caso il caffè del Brasile. Gesto di insofferenza non volgare, certamente da perdonare, talento da incoraggiare, ma anche lui deve fare uno sforzo per cercare di stare tranquillo. L'ansia da prestazione non ha mai giovato. Una telefonata di Prandelli potrebbe aiutare l'azzurro del Napoli e quello della nazionale. Non parliamo di mercato, dobbiamo aspettare. Credo che ancora Riccardo Bigone sta facendo un grandissimo lavoro. Se pensiamo che quest'anno sia cambiato tanta gente, tanti giocatori, credo che possiamo dire che il direttore sportivo e la sua gente hanno fatto un grandissimo lavoro fino ad oggi, e aspetto ancora qualcosa questi due giorni, ma soprattutto aspetto vedere crescere la squadra come l'ha fatto oggi. Una semifinale fortissima contro una squadra che sta facendo benissimo, e quindi siamo molto contenti per essere in questa semifinale e avere l'opportunità di giocare contro loro.